Alessandro, un pareggio prezioso ma che non chiude affatto il discorso salvezza intanto. Ma lo sapevamo, anzi a mio avviso anche se avessimo vinto non sarebbe stato chiuso niente, perché questa è una squadra che comunque l'abbiamo vista, ti fa giocare tanto, poi in contropiede è letale. Quindi dovremmo stare dal primo minuto concentratissimi, perché sappiamo che abbiamo 2 risultati su 3 e poi dobbiamo fare una grande partita e speriamo che il pubblico sia numeroso come l'ha fatto oggi. Infatti abbiamo tra virgolette giocato in casa, perché questa è una grandissima tifoseria, oggi ci ha incitato dal primo all'ultimo. Io sinceramente mi sono proprio l'adrenalina subito dal primo minuto per come cantavano, quindi faccio un appello che ne siano ancora di più domenica per la battaglia finale. Senti, a proposito di adrenalina al primo minuto, hai avuto subito dopo 30 secondi la palla per l'1-0. Infatti non ho avuto neanche il tempo di pensare, che proprio mi è capitata quella palla lì, ho tirato proprio a botta sicura, poi non so neanche chi l'abbia presa alla fine, però ho proprio tirato a botta sicura e purtroppo è andata così. Mi dispiace anche per i miei compagni, che comunque abbiamo avuto il primo tempo delle occasioni nitide, però meritavamo il gol e grazie a Dio con quello spunto che abbiamo fatto abbiamo segnato, ma meritavamo il gol per le occasioni create. Ecco, Golotti ha detto però serve più cattiveria, più concretezza, 4 palle gol nel primo tempo così sciupate. Ma sì, infatti sono dando interviste che proprio dico quello, noi siamo una squadra che ha tanto palleggio, arriviamo sotto porta con tanta facilità, però poi negli ultimi 10-15 metri è lì che ci manca di cattiveria, non siamo tanto cinici, dobbiamo sfruttare più queste occasioni perché i gol sono importanti in questo play-out, quindi sicuramente oggi ci è andata male, speriamo che già da domenica i gol che ci siamo mangiati qui li possiamo riportare al Bonolis.